Oh,
Signore, salva il tuo popolo, tutta l'umanità. Tutta la terra attende impaziente che si liberino i figli di Dio, che soffre ancora le doglie del patto, aspetta il suo Messia. Stessa di ogni vita, quella luce che accende le nostre luci. Thank you.
gioia, disse Dio agli angeli, lo dirò all'imperatore. Ma lui non può godere della tua gioia, egli ha già la sua, non ha bisogno di te. Come potrebbe farsi vedere vicino ad un bambino nato in una stalla? No, anzi, si sentirebbe offeso. Chi farà partecipe della mia gioia? Disse Dio agli angeli. Lo dirò ai capi del mio popolo? Allora non possono godere la tua gioia. Come potrebbero gioire nel vedere il loro grande Dio ribattuti? La loro sicurezza è difesa in balia di un asino e di un bue? No, ti darebbero subito dell'imbroglione. Altro che gioire con te. Chi farà partecipe della mia gioia? Disse Dio agli angeli. Lo dirò ai ricchi che da me hanno ricevuto le loro ricchezze. Ma signore, è possibile che non lo capisci. Loro non possono godere della tua gioia. Come potrebbero gioire nel vedere Dio che ha dato loro tutti i beni ridotto così? Non saprebbero più cosa farsene di te. Ti piangerebbero subito andandosene. Sai, i ricchi hanno terrore di quelli che potrebbero chiedere loro qualcosa. Altro che gioire con te. Chi farà partecipe della mia gioia? Disse Dio agli angeli. Ditemelo voi, miei angeli. Lasciaci andare, Dio. Sappiamo chi farà festa per il tuo Natale. Quelli che il mondo non considerano. Quelli che non hanno che te. Quelli che sono sempre in cammino. Andremo dai pastori, ma andremo anche dai loro discendenti. I poveri, i malati, gli immigrati, gli anziani soli. Non ti preoccupare, i tuoi amici sono molti. Ma non sempre sono quelli che si dicono tuoi amici. E gli angeli andarono, portando la gioia di Dio per suo figlio che nasce. Solleciti, solleciti, venite con amore. Lieti pastori, venite alla capanna e sentirete cantare gloria osanna. In ciel vedrete lucente una stella che mai si vide, al mondo la più bella. Solleciti, solleciti, venite con amore. In ciel vedrete lucente una stella che mai si vide, al mondo la più bella. Voi troverete giacere sopra il fieno quel che ha creato il ciel vago e sereno. Solleciti, solleciti, venite con amore. Voi troverete giacere sopra il fieno quel che ha creato il ciel vago e sereno. Lieti pastori, venite alla capanna. Ascoltare l'annuncio della gioia di Dio che non senti, togli ciò che chiude il tuo cuore. In te il potere diventa il servizio. La tua fede, sei davvero capace di doni d'amore concreti, di pazienza, di affetto, di fatica per gli altri, di ascolto di Dio che ti parla. Non cercare di avere il tuo tornaconto, per la tua fortuna, per la ricchezza e la salute che ti dona. Accogli la povera e il bisognoso. Gli angeli andarono, portando la gioia di Dio per suo figlio che nasce. Dissero i pastori, andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia.
e dopo averlo visto tornarono. E tutti quelli che udivano si stupivano di ciò che i pastori dicevano. Dio ora vi invita, come i pastori, ad andare da lui e vedere. Se accetti l'invito, rimani con lui. Vai e annuncia tutti la sua gioia per il figlio che nasce. Desideriamo ringraziare tutti voi qui presenti per la vostra numerosa partecipazione, ma soprattutto permetteteci di ringraziare alcune persone che spronandoci e credendo in noi ci hanno aiutato a realizzare questa veglia natalizia, un po', come dire, particolare. Ringraziamo Don Ezio per la sua disponibilità nei nostri confronti. Ringraziamo Daniele che, anche se non è presente stasera tra noi, è riuscito a tenerci uniti, ma soprattutto ci ha guidati e consigliato. Ringraziamo Ivo, che con la sua pazienza e maestria è riuscito a tirar fuori il meglio dalla voce di ognuno. Grazie di cuore. In fondo alla chiesa troverete, realizzato da noi ragazzi, un pensiero dolce per voi. In questi giorni speciali vestiamo i panni dell'amore e uniamo i cuori. Natale è la capacità di guardare nella grotta del proprio cuore per spalancarlo. Allora vi chiediamo, aiutateci ad aiutare chi non ce la fa. Il ricavato sarà devoluto ai frati francescani di Cermenate, che tanto si prodigano per i più bisognosi. Non possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Grazie a tutti. Ed ora diamo voce ai più piccoli. Contagia, la pace scende sulla città.
deve o non deve avvenire Natale anche quest'anno? Deve. Io rilancio la domanda. Lancio la domanda. Ciascuno risponde a suo. Per me c'è bisogno. Per me c'è bisogno. Anche se dobbiamo chiedere il dono di sentire il Natale. Sentire il Natale. Io mi sono dato una risposta già un po' di tempo fa. Sapete perché siamo affascinati dal Natale? Perché se mezzanotte si riempiono la gente. Perché non ricordiamo quando siamo nati. La fantasia ci invita a ricostruire il momento della nostra nascita, il momento in cui scaturisce la nostra. Buon Natale a tutti, soprattutto nelle case. Veramente è stato bello questa sera vedere questa espressione di stile familiare di stare insieme. Uno per tutti, è stato molto bello vedere i nostri cucciolini qui davanti, questi qui là. Il dialogo con il papà, che le mamme ci danno, che le mamme, bello. La vita cristiana è questo, il mondo chiede questo, rapporti più familiari, più umani, meno cose, più persone, meno cose, il Natale diventa un magazzino, diventa un'agenda bellissima, il Natale è la gioia di stare insieme, veramente auguro a tutte le famiglie, mi permetto di dire quelle che vivono magari momenti più di difficoltà, di godere l'esperienza di questi giorni come momento per ritrovarsi. Ritrovarsi. Natale la festa della famiglia, non è retorica, non è liquorismo, non è una dolcinanza. Il Natale è bello perché scopriamo la gioia di dire all'altro, oh ci sei. Ricordo da bambino, quando è arrivato l'ultimo dei miei 9 fratelli, c'è un po' di mistero. La mattina, è arrivato, la gioia di sentire che è arrivato qualcuno, la gioia di sapere che gli altri ci sono, c'è il papà, la mamma, il fratello, il sorello, il zio, tutto il mondo. La preziosità degli altri, Gesù bambino viene a dirci che tu sei prezioso, tu vai, aiutiamoci tutti a riscoprire e a valorizzare la preziosità di ciascuno di noi. Buon Natale a tutti. Adesso c'era... Cosa dire? Viene dirlo! Allora, invito tutti i bambini che ci saranno ad alzare il suo bambino. E permette di dire una cosa, invito gli adulti a dare una coccolata al fanciullino che è dentro di loro. Poi questo è il pasto, quello del fanciullino. Restare fanciulli dentro, freschi, capaci di sorprendersi, di gustare cose belle. Ma voi bambini alzate il vostro Gesù bambino. Allora, se il vostro Gesù bambino scelta l'amore del Signore e la benedizione, perché nelle vostre case siano veramente il segno di Gesù è con voi. Gesù è di casa. Il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ha detto il Papa, vuole abbastanza potreste di essere così, senza Gesù bambino non è Natale. Ok? Augurissimi a tutti e grazie a tutti i ragazzi, al complesso, al coro, alla Gianna, Daniele, l'educatore che può essere questa sera. Grazie. Molto molto semplice, va bene, siamo usciti di casa per essere casa insieme. Siamo l'unica famiglia di Dio. Questo è bellissimo. E penso che ci meritiamo un applauso, però attenzione le mani, usiamo le anche per portare a casa i dolcetti che andranno a dare una mano.